Cioè, Cardi, siccome, no, lei sorride, siccome adesso poi se vuole dire qualcosa dal punto di vista ambientale, no, in risposta anche a Bonelli, però c'è un'altra questione, perché tutti dicono, lo sottolineava anche Pedullà adesso Di Maio, cioè come dire, attenzione, in Parlamento finché non c'è questo governo avanti, la maggioranza ce l'abbiamo noi, dice il Movimento 5 Stelle. Se voi registraste invece un exploit, come i sondaggi fino a qualche settimana fa dicevano, il ruolino di marcia come cambia per il governo? Perché voi sull'autonomia, adesso a parte l'abuso d'ufficio, la flat tax che è la priorità, e anche lì ci sono molte resistenze da parte del Movimento 5 Stelle, come fate ad andare avanti col contratto di governo? Quello C'è nostro. un dato politico e un dato pratico. Il dato pratico, quello che le Camere non le scioglie né Salvini né Di Maio, ma le scioglie il Certo. Presidente della Repubblica. Quindi rischiare di far cadere il governo per poi vedere un mischione, magari PD 5 Stelle, la Lega assolutamente lo vorrebbe evitare con l'attuale maggioranza parlamentare. Quindi dire andiamo a nuove elezioni bisogna andare molto cauti perché non dipende dalla Lega, non dipende dal centrodestra, non dipende neanche dai risultati elettorali, ma dipenderà poi da Mattarella e da eventuali decisioni collegiali. Poi c'è il dato politico. Se la Lega dovesse affermarsi veramente Sì. in maniera forte a queste elezioni europee, i 5 Stelle che parlano tanto di democrazia diretta e dicono sempre di voler interpellare il popolo, di ascoltare il popolo Che cosa sta direttamente. suggerendo i 5 Stelle? Che devono No, fare un suggerirei no, referendum no, in no, rete, il per dire referendum cosa? migliore è quello delle elezioni, quindi le elezioni europee daranno un quadro chiaro di quello che è il consenso in Italia dei vari partiti Sì. e quindi io credo che una redistribuzione all'interno dell'attuale governo di pesi e contrappesi sarebbe Ma auspicabile, come il ma suo leader dice qual è l'impasto? Questa è una cosa della Prima Repubblica. no, ma non rimpasto. No, Però è non lo chiaro so, io che la se capo, la Lega dico prende il questo. 30% e il PD prende il 20%, e se il Movimento 5 PD e il Stelle. Movimento 5 Stelle prendesse il 20%, è chiaro che la flat tax è una priorità per l'Italia e quindi dovrebbe passare, visto che è già nel contratto di governo, davanti a tante Diciamo altre che istanze. le priorità della Lega nel contratto di governo avrebbero il sopravvento. Adesso traduco in maniera un po' terra-terra, è questo che ci sta dicendo. Questo Allora, che sta dicendo è quello per che mi esempio, auguro. siccome Di Maio tra le priorità c'ha conflitto di interessi, andrebbe in secondo piano allora il conflitto di interessi o no? No, glielo Ma chiedo per di quello di Di capire. Maio, sul Quello di 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 Maio, Maio, sì. No, quello c'è un grosso così. aspetti. Sul conflitto di interessi ne parlano tutti i governi, ne hanno parlato tutti i governi, l'hanno anche normato. Io Ma direi siete il che salario l'epoca. minimo orario, voi che posizione Pure. avete? Che è l'altra priorità a proposito di lavoro di Di Maio? Quella. Se si crea sviluppo come la Lega vuole fare, il salario minimo assolutamente è auspicabile, però bisogna anche creare sviluppo e detassazione per le imprese, perché è inutile alzare il salario ai lavoratori se poi non assume nessuno, perché nessun imprenditore se lo può Va bene, insomma, permettere. diciamo, se io ho capito, se la Lega prende i voti che gli venivano attribuiti dai vecchi sondaggi, flat tax, in primissimo piano, anche la TAV, immagino, peraltro si vota anche in Piemonte, quindi vediamo come andrà a finire. Le elezioni piemontesi sono un'altra grande partita e un altro grande referendum Che sulla stanno TAV. con noi?